si predica bene e si rosa la male, dove si dice di fare squadra, mantenere i servizi e decidere insieme, poi alla fine ognuno si guarda il proprio orticello. Certamente noi Giugi Pace in questo momento vive in buona salute, Comune di Polo si è accollato l'80% dei costi. Se altri comuni non parteciperanno faremo il possibile affinché di accollarci anche l'altro 20% per assicurare un servizio ai cittadini. Certamente ne prenderò atto e informerò la cittadinanza e anche degli altri comuni qual è il comportamento degli loro amministratori. Con queste parole il sindaco di Polla condanna i quattro comuni che non hanno preso parte all'incontro di mercoledì sera sul mantenimento del giudice di pace e che con molta probabilità con la loro assenza hanno voluto comunicare la loro volontà a non partecipare alle spese per l'autogestione dell'ufficio. Hanno invece confermato il loro contributo i comuni di Pertosa, Salvitelle, San Pietro Altanagro e Dauletta, una volontà che hanno manifestato attraverso gli amministratori comunali che hanno preso parte all'incontro. Dalla scorsa primavera il presidio giudiziario va avanti grazie ai fondi e al personale messi a disposizione dalla Regione Basilicata e dal Comune di Polla e da soli i due enti, in particolare il Comune, non possono sostenerli. Per questo motivo il sindaco di Polla ha chiesto un aiuto agli otto comuni che beneficiano del servizio. Nonostante l'indifferenza di quattro sindaci, dichiara Rocco Giuliano, cercheremo di mantenere aperto il presidio confidando in un passo in avanti da parte di Caggiano, Petina, Sant'Arsenio e San Rufo. Intanto nella vicina Sala Consilina l'amministrazione comunale è alle prese con l'azione giudiziaria che intende avviare contro il decreto che ha portato alla chiusura del carcere. Secondo quanto sta venendo fuori dai documenti a disposizione degli avvocati, ci sono dei passaggi compiuti dal ministro della Giustizia che possono essere contestati. Quando il ricorso sarà pronto, verrà presentato al tribunale amministrativo. Davanti allo stesso tribunale potrebbe approdare anche la soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Sapri. Il governo locale intende dare mandato ad un legale per verificare se ci sono gli estremi per presentare istanza al TAR contro il decreto del ministro Orlando.